chiamo la dittatura totalitaria. Stasera c'è una totale autocrazia. Che bellino, insomma, è carino come gioco. Ora fine live, mezzanotte 50, una meno 10 di solito più o meno. Poi vi chiedo scusa se sono sembrato un po' assente oggi, ragazzi, ma non so perché sono stanco. In questi giorni sono un sacco stanco, non so perché. Mi sveglio stanco, vado a letto stanco, sono sempre stanco, non so perché, non so se è il caldo o altro, ma sono veramente sempre stanchi in questi giorni. Sono proprio scoglionatissimo. Non so perché, sono scazzatissimi in questi giorni, non so perché. Non scoglionato di fare le live, eh. Sono scoglionato non di fare live, sono scoglionato io. Non so perché mi sono scoglionato questi giorni. Poi le live mi diverto, ma. Giusto, modalità gaming. Per la dieta può anche essere, può essere. Col fatto che mangio pochi carboidrati e pochi dolci, può essere. Kilmera, grazie per 18, Palatino. No, ma può essere veramente per la dieta. Comunque una carenza di carboidrati e di zuccheri in una dieta che ne era ricca. Effettivamente può causare un calo del buon umore, ma è una cosa proprio scientifica, non è una cosa inventata. Quindi potrebbe tranquillamente essere veramente quello, il fatto che lei non è ostile, vero? Lei non è ostile, vero? Scusami, non ho capito. È arrivato. Mi dà del lubrificante anale. Cioè, ding. Sì, domani facciamo. Domani sera facciamo uno sponsor di World of Tanks. Domani abbiamo 2 ore di gameplay. Che facciamo 2 ore di World of Tanks. Che mi ha fatto lo sponsor. Se volete, tra l'altro, cliccare punto esclamativo WOT. Che scaricate il gioco. E se lo fate dal mio link. Mi date anche una mano che più gente scarica il gioco e fa quello che serve lì, il tutorial lì, quel cazzo che è. Se supportate scaricando il gioco e facendo lì il tutorial, mi date anche una mano. A Infabio, grazie per i 14, Palatino, grazie mille per i sub. C'è l'aller che ti copre la faccia, lo so, ma. Comunque sì, domani giochiamo a World of Tanks. Qui c'è una cosa che non comprendo. Che cos'è? Salve! Lei mena o è tranquillo? Questa UAV sembra essere tranquillo. Ma non è il codice, devi scaricarlo dal mio link. Sì, guarda, io la devo seguire, signorina? Ma come non funziona? SOS Andrea, puoi diventare la mia tata. Carro Armando, grazie per i 21, Valentino, grazie mille per i sub. Oh, mi caghi in mano ogni volta, ogni suono, Dio scatarrato però, eh. Madonna pioniera di nuove speranze in Sud Dakota. Ogni volta mi caghi in mano. Boh, Subnautica non ho idea. Non lo so, potrebbe essere anche un'idea, volendo. Beh, che io finché sto in acqua sto relativamente tranquillo in realtà. A me preoccupa più quando vado nella base che troverò cazzi e mazzi ovunque. Troverò cazzi e sti cazzi dappertutto. Kick, grazie per i 3, Palatino, grazie mille per i sub. Cosa devi fare? È un horror psicologico, quindi è tipo horror, devo sopravvivere. Prossimo gioco? Non ho idea, Palatino, non lo so, prossimo gioco. Ciao Andre, sono i miei primi cheer, grazie di Grazie a tutto. te per i cheer, Palatino. Come si chiama? Soma. Ci vogliono andare alla Games Week. Ci vogliono andare alla Games Week, ci voglio ad abbracciare le papere. Quello che mancano ancora dei mesi. Ci voglio di spupazzare le papere, ma manca ancora dei mesi alla Games Week.
baci, e non è che la decido io, la data è a fine novembre. Sì, ci sono i jumpscare. Sì, l'ho letto Home Sweet Home, l'ho letto, non c'è bisogno di spammare scassandomi la minchia. L'ho letto, padatino, ma è 2 mesi che mi dite Home Sweet, adesso vediamo com'è, se è bello lo porto. Il tuo libro è abbastanza scientifico, in realtà sì. Cioè, allora, non ci metto in mezzo formule matematiche, te lo dico. Il mio libro è scientifico nel termine, cioè è scientifico nel senso che parlo di cose scientifiche, ma tutto in maniera molto semplice e tranquilla, eh. Nessuna formula matematica, nulla di incomprensibile, tranquillo. L'ossigeno infinito, il dubbio ci viene col fatto che secondo noi non siamo umani. Secondo me siamo dei robot. O siamo in coma e stiamo immaginando tutto, o forse siamo dei robot e ci vediamo come umani. Che paura, Dio scatarrato. Tu sei tranquillo. Devo riuscire a capire qual è la strada. Devi andare a Lambda e devo riuscire a capire dov'è però Lambda. Com'è il gioco della guardia? Cos'è il gioco della guardia? Mi sono incastrato io. Ciao, mi dai una mano? Presumo di no. Mi stai stalkerando su Instagram. Stalker. Devo capire dove è Lambda. Segui l'acqua, non fa una piega. Come si chiama il mio libro? La fisica dei manga. Lo trovi nelle info del canale. Se vai in canale fai info, in descrizione. Trovi la fisica dei manga e lo puoi ordinare da lì. Sono ossessivo compulsivo. Ma figurati, ma che ti pare, ma che scusa. Segui la strada. Ma quale strada, Madonna Scarlatta? Non c'è nessuna cazzo di strada. Siamo in fondo al mare, dove cazzo sta la strada? Usa i letti, usa sto cazzo. Un salta sul mio scroto e rimbalzaci. La strada, sì, la strada, qui non è. Che paura, Madonna, pustola anale. Qual è la frase preferita dai seguaci del baffo? Hai da accendere. Non si possono fare queste battute, patatino. Sono anch'io un fan del black humor, ma su Twitch non si possono fare. Raga, io non so dove cazzo bisogna andare. Oh, hai rotto il cazzo! Se vuoi ti prendo come animale domestico, però non rompere i coglioni. Che vuoi da me? Beh, oh, no, tu mi stai lontano, faccia di merda. Tu mi prendi a testate, affanculo. È un horror, devo sopravvivere allo scopo del gioco, però intanto sarebbe bello capire dove cazzo devo andare. Tanto per cominciare. Cellulare scarico. Allora, lì c'è qualcosa. Sì, TikTok sembra essere permaban. Lascia perdere che mi gira le palle in una maniera. È una settimana che mi sto facendo rodere il culo per quel permaban. Lascia perdere. Come in, Theta. You better answer me, Strasky. Come on! Amy, where are you? The fields. I had to leave. Is Carl with you? It all went to hell. Hold on, you got the power automated, right? The plant is safe? Ero qua prima, raga. No, qua ero prima. Devo capire dove cazzo devo andare in avanti, allora. Se Gina lava Marco. Marco cosa fa? La vagina.
Fermo che ti dico la strada. Sì, grazie, perché non sto capendo un cazzo. Quindi dimmi tu la strada. Aia, non vedo una sega. Ma vaffanculo te, levati dai coglioni. Allora, di là non è. Proviamo di qua. Una delle due strade deve essere per forza. Praise the sun. Questo è Upsilon. Noi dobbiamo andare a Lambda. Dobbiamo andare a Lambda. Non vi scordate Lambda. Allora, questo è, questo non è. C'è un complesso, per cortesia, che mi dice dove stracazzo devo andare? Please. Vedo dei segnali luminosi, vediamo se questo ci può aiutare. Questo ovviamente no. Questo ovviamente no. Questo è Upsilon. Aridaie, noi dobbiamo andare a Lambda. Anche perché non penso di poter in generale proprio entrare. No, no, tranquillo, fai. Non è un problema se fai gli screenshot dei miei post, non preoccupare. È un problema se entra a casa tua di notte e ti rubo la biancheria intima. Qua non ce l'avamo arrivati. È un problema se te estraggo la sborra mentre dormi e la uso per creare dei tuoi cloni da tenere in casa? Sapevo potesse fare questa. Hai aperto? Ma non siamo a Lambda. Well, thanks, little guy. Sì, ma non siamo a Lambda, siamo a Upsilon. Allora non doveva andare a Lambda, è una bugia. È una menzogna. Finalmente. Che due palle. Sono pronto? Abbiamo anche da farci gli spaghetti alle cozze. Guarda che meraviglia. Ci abbiamo anche due vongole da farci gli spaghetti. Where did I get a flashlight? Io sarei incoglionito. Tu non sai dove hai preso le cose. Sei imbambito. Oh, c'è un buco del culo. Aspetta, mi devo curare. C'è un buco del culo. Oh. È possibile clonare persone? Oh! Jesus Christ! What the hell? Nonna, se succhi forte. Porca troia, calmati. Non ciucciare così forte. Minchia. Mi stacchi il pisello. Calma, madonna. Quanto ciucci forte. Che cazzo? Potenza insufficiente. Ho visto un video iniziare così, Un attimo che chi mi caga in mano, guarda, c'è la sborra che scende. Sì, il teletrasporto è possibile, allora dipende, sicuramente non con le nostre tecnologie odierne, però volendo se ci fossero dei... Grazie per il circo, guardatelo. Volendo se ci fossero dei supercomputer in grado di analizzare perfettamente, scandagliare la struttura atomica del tuo corpo fino all'ultimo atomo, disintegrare il tuo corpo e ricomporlo da un'altra parte, forse, però non si è sicuri, perché memorie e ricordi non si sa bene come vengono conservati, quindi. Clonare invece volendo sì.
stonare volendo potrebbe essere un'idea. È molto più facile. Volendo si potrebbe, non lo facciamo per questione di etica. Sono i tuoi polmoni, tesoro, o è una nuova forma di bondage, di SDM particolarmente spinto che poi ti tortura direttamente gli organi interni? Hey, are you? Don't hurt me! Can I help? It won't let me die. Nothing is allowed to die. What happened? An accident. Fixing the power. I was going to Theta. Anything I can do? If you see Masters or Holland, tell them I need help. Okay? Amy needs help. Mamma santa. Situazione di merda, signorina. Signorina, sarò totalmente onesto con lei, ho bisogno dell'energia elettrica perché c'è potenza insufficiente dall'altra parte, quindi direi che dobbiamo compiere una forma di eutanasia. Shit, are you okay? Scusi signorina, grazie. Il corpo infatti è ancora caldo, dopo ci divertiamo, ecco. Direi che possiamo tornare indietro e... Sì, ma il mio nutrimento arriva o no? Ero pompatissimo, ma non ce l'ho neanche le foto vecchie su Instagram, come ero pompatissimo. Sì, sì, è arrivato? Sì, adesso ti apro. È arrivata la pappuna. Bene, 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 bene.
Sì, sono stato derubato, sì, mi hanno derubato completamente, chiedo scusa. Ma guarda che in realtà non sono mai stato pompato in vita mia, cioè l'unico momento in cui ero pompato era quando avevo tipo 22 anni, cioè. No, no. Non sono pompato in vita mia. Mangi una poke. Pompato. Facevo un sacco di attività fisica. Una poke di riso. Ho messo la mia cover. Non è che non studio più fisica, è che non c'ho il tempo adesso, come faccio? Continuo a ripassare ogni tanto, ma non c'ho più il tempo. Non ho più il tempo di stare dietro. Però volendo ancora, sì, non è che... In un futuro, magari. Non so se vengo a Lucca. Non ho idea con il Gallucca. Forse. E salterò tutte le code dicendo che sono famoso. Adesso continuo, fammi mangiare un attimo. No, non è vero. Non sono famoso, è una bugia. Allora, andiamo avanti, ho fatto due cucchiaiate, andiamo avanti. Vabbè, poveretti anche voi, non è che potete stare a venire qua a vedere che mangio. Me la finisco dopo. Con TikTok lo ero, No, lo sono ancora su TikTok, è che non ho più il mio account. Figli di puttana maledetta. Non si dovrebbe aprire questa porta qui. Sono io che devo prendere il treno. Prendiamo il treno. Andiamo a Uspilon. No, che cazzo dobbiamo andare? Shuttle J6 activated. Standing by. Andiamo, dobbiamo andare a Lambda. Standing by the kid. Ci va? Sì, è un horror, però... Non mi è chiaro... Non mi è chiaro... E quindi? Dobbiamo partire per andare là, ma dove... Ti devi sedere. Ah, mi devo sedere. Cavolo, mi ha fatto specifico. Noi dobbiamo andare a Lambda. Qua. Sì. A Lambda era. Sì. Partenza per Lambda. Mi intrattieni con un film. Welcome to Pathos 2, your expressway to the stars. What started as a thermal mining operation in the 60s has now become home to the Omega Space Gun, the world's most affordable way to launch satellites and deep space probes. Our unique Atlantic Ocean location allows for this gigantic coil gun, running longer than a marathon, to safely launch projectiles without risk of damaging the payload with risky combustion. The station has multiple sites and has a diverse staff of engineers and scientists. Together, they are able to produce, assemble, and launch the world's most sophisticated spacecrafts. In addition to our principal operation, Pathos 2 is also the home for multiple research projects within the marine sciences, including hydroculture, turbulence, and deep-sea construction. We are now leaving Upsilon for Lambda. Lambda is Pathos 2's shipping dock and transportation hub. There, you
we'll be able to find shuttle trains leading to all the other parts of the station. Figo! Quindi c'è un cannone gigantesco sott'acqua. Perché non hanno usato il cannone per distruggere il meteorito? Non male viaggio su Trenitalia. Non sono preoccupato. Siamo arrivati? La metro di Bologna, se esistesse, più o meno sarebbe così, quindi in realtà non c'è alcun problema. Per favore, grazie. Sto male perché sono passato dai 200 a 0 in 5 millisecondi, ma questo è un altro discorso. Ah, una là. Pronto, un telefono? Salve, dica. Simon, are you there? Sì, a grande linea. Catherine, is that you? I was on my way, but then the shuttle train, it fucking crashed. Are you all right? The system says the section is sealed for suspected hull breach. No, I'm not all right. What the hell happened in the world? Why are we underwater? Well, you're really out of place, aren't you? Look, don't worry about that right now. I realize you're confused, but you're so close to Lambda. If you just keep going. How close? Can I walk there? Yeah, but the tunnel is locked off to protect the overall structure from collapsing. What you need to find is your section's maintenance hatch. It'll lead outside. Maintenance hatch. No problem. What is that? What's going on out there? I gotta go. See you soon, Simon. Catherine? You okay? Tanto peggio di così. È questo? Tanto figurati se non arriva il Big Daddy che vuole trivellarmi il buco del culo adesso. Figurati mai. Per Subnautica. La prossima live da Green. Ma patatino, Green mi invita lui, eh? È Green, è lui che mi invita in live. Di solito. I can find Lambda, right? I mean, really? How big can this ocean be? Di solito, quando in live da lui entrano personaggi con patologie mentali, lui mi invita. Però non so se sia una cosa vera. Non so se sia una cosa vera, perché magari è una stronzata che si è inventato. Però ho visto un video dove Green diceva che una ragazza lo ha denunciato perché è stata tipo guidata da Delmond in live e lei non lo sapeva. Non ho capito se è una cosa vera o una gag. Non ho capito, non sono sicuro di aver capito bene. Ho visto se una ragazza l'ha denunciato perché lui si è fatto guidare in cuffia da Delmond e lei non lo sapeva, quindi la querela. Non credo di aver capito bene. Sì, è vero, ma l'ha denunciato per cosa esattamente? Questo che non ho capito prima. Non ho capito perché cosa lo faceva. Cioè, la querela qual è, scusami? La querela in cosa consiste? Fammi capire. No, per capire, cioè.
La querela in che cazzo pronunciato per troll? Non esiste la denuncia per troll, cioè. Non c'è il reato di trolling. Non ho capito il reato in cosa sussisterebbe. Quindi è tutto senza consenso. Ha senso. Effettivamente hai ragione, ha perfettamente senso, guida in cuffia senza consenso. Non fa una piega. La gente è veramente suolata, raga. La gente è matta. La gente non sta a posto di cervello. La mia sull'alchimia, il precursore di tante branche della scienza, è sicuramente il precursore della chimica moderna, ma oramai l'alchimia è una cosa già smentita. È una cosa strasmentita che sono tutte stronzate. Ha gettato le basi per la scienza moderna, ma sono delle minchiate. Oh no, oh no. Ma vaffanculo. Non mi rompere i coglioni, Emilio, è meglio di merda. Boh, che lo stacco. Ho detto mezzanotte meno 10, dipende. Così dopo vado a fare un po' di stacco, sistemo le live, faccio un po' di Elden Ring e poi vado a letto. Dai, dimmi che questa è entrata per Lambda, ti prego. No, è un sottomarino del cazzo. Mi porta a Lambda? Unable to activate. Escape vessel. Protocol missing. Quindi niente. Il Titan mi sa che non lo trovano più di sicuro. Mi sa che il Titan è diventato una scatoletta di tonno, quindi. Mi ha chiamato uomo. Oddio, scusami, sei una ragazza, perdonami. Ti chiedo scusa, sei una ragazza? No, allora sei il pisello, sei un uomo. Però che io non parlo con le donne, scusa. Seguiamo le luci? Che gioco è? Soma? Se vuoi ti faccio fallo vedere alla tua fidanzata che ne sarà ben più contenta di me. Vediamo, speriamo che sia questo per arrivare finalmente a Lambda, perché... Oh, come on. You open everything else. Is it a security clearance thing? Non sarò mai una papera. Sei qui in chat, sei già una papera. Dal momento che hai messo piede in questa live e stai scrivendo in questa chat, sei diventato una papera. Non si sceglie di essere papere, lo si diventa e basta. Però ero convinto... Ma quelle, le sabbe, la papera armata, che c'entra? Le papere armate sono quelle con la sabbe, le papere base no, eccetera. E però l'unica strada che posso fare è di qua. Se non è di qua è un problema, perché non so dove cazzo devo andare. Ma che pacifista, non esistono le papere pacifiste. Anche le papere non armate si occupano di costruzioni militari e civili per la conquista della piattaforma.
Ma anch'io voglio il fucile. Devi farlo, sai. Lei mi può venire da me? No, lei non mi caga, lei non. Andando dalla parte opposta. Ah, attention s'il vous plaît. Attention s'il vous plaît, trovata Lambda. This must be Lambda. Where Catherine is. Andiamo da Catherine. Pensavo mi potesse far uscire così. Di solito nei giochi horror del cazzo, se entri in un posto non puoi più uscire. Andiamo. Però siete stronzi, un'arma da fuoco potevate darmela. Guarda che meraviglia, i coralli. Le conchiglie. Potevate darmi un'arma da fuoco, eh? Andiamo verso dove abbiamo sentito quell'urlo, ci sarà da ridere. Catherine? Catherine. Non so neanche di che cazzo stai parlando. Non lo guardo. Non lo guardo. Madonna siberiana chiusa in un gulag con Trotsky. Affanculo, Dio comunista, che paura. Lambda terminal 27 activated. Oh, you found an omnitool. Very handy. Dove sei? I'm right next to you. No, not you too. Ma tu sei Catherine. I was really hoping you were human. Don't let the circuitry fool you. I was human once. Can't take it anymore. This is... Everything's fucked. I give up. There's nothing left. Calm down. It's not the end of the world. You sure? Sì che lo è. Che cazzo ti scopola, Ram? Dove metti il cazzo? Nell'entrata USB? Chi mi chiavo? Siete tutti quanti delle cazzo di macchine? Ti scopo il monitor? Sure? It sure as hell looks like it. For all I know, there's no one left except for me. What do you mean? I'm right here. Don't take this the wrong way, but I meant any humans left except for me. Have you looked at yourself lately? You're a walking, talking diving suit with some electronics left on for the measure. You don't want to think about it? We'll start thinking about it. I don't want to do this anymore. I don't want to be this. I want out. Before you do anything hasty, could you help me with something? What? I was trying to find out what happened with my project when that brute knocked me to the ground. Project? How could anything possibly matter when you know you're a stupid robot in a stupid dead world? Okay, focus. I need you to fix me so I can get back to work. Then you can sulk as much as you want. You gotta be kidding, right? I think I have a better chance of building myself a time machine than of putting you back together. All right, time for plan B. What's plan B?
Oh, the AMI tool. Eh? The tool you inserted into the terminal. Te la devo mettere nel culo? Yeah, the door opener. Yeah, you can pull my Cortex chip and put it into the AMI tool. What's a Cortex chip? It'll be obvious. I'll eject it for you. Just grab the chip and slide it into the AMI tool. Lo metto nell'Omnitool, va bene. I need you to do this one thing for me. Yeah, all right. Thanks. Should be easy enough. Just pick up the cagalo. Chip and slide it into the Omnitool. Why does a robot chip fit a door opener? It's standardized connect. Catherine? All right. Let's give this a try. Okay, mettiamo sta roba nell'Omnitool. Just pretty much anything will fit. Oh, this feels weird. I'm in the Omnitool? Thanks. So, what's the project about? My project? Oh, well, I saved all the people on the station as brain scans and put them into an artificial... Non ho capito niente, signorina, scusi. ...artificial world. We were going to launch it into space to save it from, well, all of this. Are you telling me that you were going to launch a computer world filled with people into space? Yes. It was just a pet project at first, but it got really serious after the comet took out the surface. Then suddenly it became very important, and it was quindi loro volevano mandare nello spazio degli umani robotici per salvare l'impatto del meteorite. It came from a scan I did pretty early on. The living Catherine could very well have finished the project and launched it. I guess she could even still be alive. Weird thought. So the talking robots, are they also scans you did? They could be, but I doubt it. I'd expect much more sense if that was the case. Ah, all right, finally. What's happening? I managed to restore some data from the backup server. This should tell us everything we need. Oh. Could you do me a favor and run into the other room and have a look? I don't seem to be able to view the files in this condition. I need to know that the arc is safe. Sure, Kath. Thanks, I'll unlock the door for you. Sì, ci sta il Brasile nell'altra stanza. Ci sta il gorilla robotico. What was I saying before? You're from Toronto? Yeah, I just went in for a brain scan and suddenly here I am. That doesn't make any sense. How? Why would anyone bring... Ho capito. Io sono la coscienza traslata in un robot. Ah, penso di aver capito. Sì, loro hanno scannerizzato dei cervelli umani messi in delle macchine per spararli con il cannone su un altro pianeta perché stava impattando una cometa, un asteroide su questo, e per salvare dall'estinzione l'umanità hanno computerizzato gli umani e volevano spararli con un cannone su un altro pianeta per ricreare un'umanità clonata. Io sono una scansione cerebrale del mio tizio originale che è stata presa. Sì, però non quadra lo stesso discorso. Non quadra comunque il discorso. Che senso ha utilizzare una scansione di un secolo prima? Perché io non ero un personaggio importante. Che cazzo ero? Ero un... Cosa facevo? Toglievo il tartaro dai denti? Cos'è che facevo? Cioè, perché io? A scan from Toronto. You think that's strange? What if I tell you it was back in 2015? Whoa. Check the computer in the other room. Sì, c'è l'orangotango però. È quello che mi preoccupa. Ora ho capito perché è tutto sto casino. Dov'è l'altra stanza, scusami? Can't make any sense of it. You say something? Sorry, still trying to figure out how you got here. Keep at it. I'd really like to know who thought sending a Canadian to the bottom of the sea was a good idea. Oh, ma sei coglione? Qual è il mio elemento della tavola periodica preferito? Lo stronzio. Mi sono cagato in mano, ma che sei cretino come la merda, mi sono cagato l'osso. Credo sia impazzito il coso che conta gli spettatori di Twitch, credo sia completamente impazzito. What
what happened before? That creature was strangely overbearing. Yeah, it basically exploded with electromagnetism. That's bad for us, right? Confusing at least. Gives the senses a good punch. E questo è il computer? Sono al computer, signorina, non ho capito. Yes, look for anything about the Ark. Are you excited about the Ark? At first, I couldn't really see the point of it. But then I thought, why shouldn't we, right? I mean, if we are able to save even just a small piece of ourselves, why wouldn't we do that? So you are in favor then? I think it's really important we do this. Mm-hmm. Un attimo, volevo vedere se capivo. What are your thoughts on the Ark? It's a great idea. Finally, we have something to do. Am I right? Are you optimistic about the project's chances of, about the Ark reaching space? Yeah, it can definitely be done. You already solved the biggest problem, how to actually get us all in there. Now all we have to do is build the damn thing and hope Five is still operational. Yeah, I think we can do it, but it's not gonna be easy. What are your thoughts on the Ark project? The idea is just incredible. Tutti entusiasti. It really makes you think about what it means to be human. What makes you say that? Beyond the basics, beyond the superficial, I'm convinced there's something with even greater value. Hanno preso solamente gente che era entusiasta. Which is not necessarily restricted to our digital progeny, but a means of solo i colloqui positivi. It's my sincerest belief that we can go on come living in North Korea. Through the reality cosa ne pensi del leader? Lo amiamo alla follia, è un grande. Is this from inside the Ark? Yes, that's some early renders of the world inside. Looks a whole lot comfier than this place. Sembrava bello da vedere rispetto a quella merda che stiamo vedendo adesso. Roba che non capisco assolutamente. Il sole e Mercurio dove volevano spararle le navicelle? Stesso, questo ha avuto successo ad Ark. Questo test è messo alla profilo sviluppatore a migliore comprensione della tua esperienza oggettiva per massimizzare il tuo benessere. Ti invia a procedere col test. Come descriveresti le tue condizioni fisiche? Mi sento pieno di energia, mi sento un estraneo, un visitatore. Ah, devo dire come mi sento nel robot. Mi sento fasullo come se non fossi più la vera persona. Mi sento pieno di energia, sono la migliore. Come descriveresti le tue condizioni mentali? Mi sento disconnesso come la mente fosse separata, mi sento diverso, mi sento perso, non esisto più. Mi sento normale. Come descriveresti i tuoi sensi? Mi sento più sensibile e consapevole, mi sento bloccato, mi manca uno dei miei sensi naturali. Non lo so, voglio fare tutto positivo, magari mi dice benvenuto a bordo. Non mi piace, qualcosa non va, sconcertante, ma semplicemente è gradevole. Mi piace perché tutte le mi piace perché le domande sono le domande me le segni in rosso, capito? Come per dire rispondi a questo. È una diretta persecuzione della Becevrenda con capitolo di lettera rinascita un momento completo, una cosa completamente diversa. È una diretta, ok? Voglio vedere che cosa dice. Pensi che qualche strana esistenza sarà degna di essere vissuta? Sì? Preferisci essere escluso dal progetto e accettare la morte? No, ma vaffanculo. Ah, basta, pensavo. Dove dobbiamo andare? Found a tracker homed in on the Ark. Oh, that's clever. I wonder if I thought of that. Does it still work? I really need to know what happened to it. I think so. It's doing something at least. Where is it? Hold on. I'm trying to find it. Please let it be safe. La Terra.
La Terra. Stati Uniti? No, Stati Uniti no. Europa? Non so, Europa barra... No. Spagna? È in Spagna e in Marocco, giù di lì. Siamo... Non capisco. Siamo in Spagna? Anzi, siamo a nord della Spagna? Dovremmo essere in mare, scusami. Non capisco se il mare è quello... Un settore da scansionare, che cazzo è? Infatti, guarda che secondo me è impazzito il contatore di persone in chat. Per me è impazzito. Sta sposando malissimo. I found it. It's at a site named Tau. Oh, no, it's on Earth. It's so close to Phi, they almost made it. Damn it, it won't make it for long in that state. A couple of decades at most. Mica, una ventina d'anni. If we got to it, could we get on the Ark? I suppose, but I'm not exactly flexible at the moment. I'll take us there. I can move, jump, swim, sort of. You're stuck in the door opener, the Omni tool. I'll just carry you there and you'll show me what to do. That sounds really risky. Besides, I don't like the idea of you carrying me around. Come on, Catherine, this is what you wanted to do, your final mission. Let's launch the Ark. We would need to find a way to get into the abyss. Can't take a climber without a power suit. Usiamo l'anello di Artorias. We probably have to go to Theta and pray. È impazzito il contatore della gente in live, è impazzito completamente. Ma da 630 a 1500 a cazzo di cane. È impazzito. What else is there to do? You know what? I found a sunken vessel just outside. Bet that could take us to Theta. Really? Didn't look completely out of action. Scendiamo nel basamento degli abissi marini. Okay then, let's have a look. I'll just eject from this thing. Don't forget to take me with you. No. Salve, esci. Perfetto, Papere. Dai, il gioco sembra anche carino. Papere, io questa sera vi ringrazio per il follow e cille sub. Il divertimento, le risate. Noi ci vediamo domani alle 21 per una nuova live. Io vi auguro tanta buona anna. Poi vi mando un abbraccio e un bacione. Noi ci vediamo domani. Notte, Papere!